Ah, salve, onorevoli. Rieccoci qui nell'ultimissimo, assolutamente ultimissimo episodio di The Elder Scrolls Morrowind. Allora, nello scorso episodio, ma non me ne frega un cazzo che stavamo facendo altro. Questa è la mia nuova divisa feriale, possiamo definirla così, però la lama c'è ancora, quella col cazzo che la lascio. Vedete, mi sono un po' dentato di tutti l'abbigliamento. Di tutto l'abbigliamento, armi, eccetera, eccetera. E ora, come ultimo episodio, vi porterò a fare un tour della casa, ora che l'abbiamo finita. Allora, come vedete, la casa, vi ho detto, l'ho illuminata tutta di torce, lampadine, cioè lampade, sopra il It's so muro. good to meet you. Come vedete, partiamo dal presupposto che qui ci ho trasportato il centurione, che è stato un gioco da ragazzi. Lui, che vabbè, vi segue. E soprattutto il granchio, questo qui è stato un parto portarlo, però come vedete 10.000 di oro del mercante, gli potete vendere principalmente armature e armi, però è tanta 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 roba. Quindi iniziamo subito da perché ci sono i fiori, perché sono carini e sono stati tutti dal primo all'ultimo rubati da sotto le statue di Vivek del Tempio per puro scherno. E iniziamo da questa casetta, che sarebbe la casetta del alchimista barra mago, che come vedete ho adornato, ho cambiato un saccaccio di roba, e queste sono sempre rubate dalla statua di Vivek, tutti questi petali. Rieccoci qui. Quindi dicevo, qui ci sono tutti gli oggetti di Sanguine, come vedete, i manufatti. E qui c'è un cuore gigante, che è il cuore dello spirito dell'orso che si vede trovato in Bloodmoon. E ora però perdonatemi, ma non vi sto a elencare ogni singolo oggetto unico che c'è. Faccio giusto vedere velocemente, per chi volesse mettersi in pausa il video, perché veramente sarebbe folle farlo. Comunque vi posso assicurare che vabbè, i libri non sono unici, alcuni magari sì, però per la maggior parte sono tutti libri che voi potete trovare in giro tranquillamente, perché comunque mi piace collezionare i libri. Quindi mi sono sforzato nel prenderli il più possibile. Qui ogni letto ho tenuto sempre questo schema, cioè di mettere due teste d'orso e le lance che fanno quasi da capezzale, però Welcome, friends. The name's questa è yours. un'amaca e What quindi can l'ho we messo talk in maniera about? particolare, però negli altri atti vedrete più carino magari anche. Le gemme dell'anima grande contengono esseri unici che potete trovare in tutto il gioco, cioè solo in determinate aree, però in generale nel gioco. Unexpected Questo invece l'ho surprise. convertito Please go totalmente a ahead. tavolo dell'alchimia. E guardate che carino, perché ci ho messo pure la fiammella. Qui pieno di pozioni e varie cose ed eventuali. E Dirt, 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 everywhere. qui si cucina anche. Questa è una lama dei Rietling, che però l'ho usata messa qui, perché può essere usata perfettamente come mezzaluna. E qui si cucina, possiamo trovare molte cose gustose, tra cui un osso di Pop G. E anche una gamba mozzata di un nordico, perché no, insomma. A parte gli scherzi, poi I must say, I mi find piacevano it le an teste del servo, interesting perché ce nightmare. n'erano Please poche go nel gioco in ahead. realtà, e sono difficili, non difficili, ma una rottura di coglioni andarle a trovare in giro. Però non trovavo mai dove metterle il posto, quindi sono messe abbastanza a cazzo di cane. Quindi passiamo direttamente nell'avamposto. E qui prima di tutto ho illuminato l'intera zona, perché vi giuro sono letteralmente buie tutte le zone. Questa è fatta tipo sorta di magazzino, comunque zona di stoccaggio, dove è rimasta una cartella 2Emer che non abbiamo usato perché era in eccesso. E qui l'unico vecchio libro 2Emer che c'è scritto qualcosa. Caraaf e niente di che. La torre più tardi. Qui troviamo sempre un'altra sfilza di libri, armi uniche a più non posso. Tavoli come sempre tutti perfettamente imbanditi. Armi puntualmente uniche, l'arma più forte del gioco credo, prima di Mormul, l'arma perfetta per uccidere la gente. E qui un casino di roba, anche abbastanza disordinata, ma è letteralmente un fottio. E poi avevo anche il vizietto di prendere io ogni singola cosa d'argento che trovavo in giro per il gioco. E quindi sì, ci siamo ritrovati al momento in cui non sapevo più dove mettere l'argento. Infatti come vedete sotto ogni candela molto probabilmente qui ci ho trovato un piatto. Non per bellezza, cioè perlomeno anche per bellezza, ma principalmente perché non sapevo che farci. Qui è, diciamo, piccolo angolo 2Emer con tutti i libri 2Emer che servivano per la missione del capire il perché la scomparsa dei 2Emer.
E qui troviamo niente che di meno la mazza del balbettio, se vi ricordate la missione di Mormold. Qui, strano angolo. E non ci potrebbe mancare un intero barile pieno di zucchero di luna. Abbiamo 43 unità di zucchero di luna. E un sacco, ma veramente un sacco, di scoma, come se non ci fosse un domani. E soprattutto fiale vuote, pipette da crack. E liuti grossi, ne ho trovati 3 fino ad ora. Che fino ad ora, in tutta la nostra esperienza, ne ho trovati 3. Credo ce ne siano almeno 4-5, però comunque li ho messi qui perché è un easter egg che deriva da Fatto Loot. Qui il libro, confezioni di un dipendente da scoma. Tamburini per il nostro Barbas, che sì, ho trasportato anche lui prima del granchio. E prima del granchio era lui che vendevo tutta la roba. Al prezzo dimezzato, perché lui ha solo 5.000. Quindi, fatto ciò, passiamo direttamente alla casa del fabbro. La casa del fabbro è una di quelle che mi è uscita meglio. Vedete, qui abbiamo distesa l'armatura con i pugnali dell'ordine Dunmer. Spada nera del santo, la lancia del principe della neve con l'intero set dell'armatura, compreso di elmo e lì la storia del principe delle nevi. Sopra questa casa stanno tutte le armi da edriche possibili e inimmaginabili che potete trovare nel gioco, compreso anche il giudizio di Velut, un martello da edrico unico, mentre quelle non sono uniche semplicemente. Questa è tutta roba unica, ma proprio tutta roba unica, senza esclusione di nulla, anche i dardi. Il dardo nero non è unico, ma è... come potrei dire... non mi viene il termine. Diciamo è selezionato solo in un'area, nel senso che voi ne potete trovare 11 unicamente. Luce del giorno per quanto riguarda le missioni vampiriche. Queste non sono uniche però... Ah no, queste sì sono uniche, mi correggo. Freccia d'ebano dell'uccisione. Questa vi assicuro che nessuno riesce a resistere a questa freccia. E tra l'altro sono frecce che verranno riprese in Oblivion in una missione della Confraternita Oscura. Arco unico. Teschi che non sapevo dove mettere. Questo l'ho preso perché mi piaceva, sempre unico. Questo più che unico. Qui diciamo ci ho lasciato un po' tutte le armi che tendevano al bianco, tra cui anche alcune che ho usato per buona parte dell'avventura, come la difesa di Eleidon o il pugno di Randagulf, la tunica santa, ci mancherebbe, e la cintura di pelle di Scamp, la roba che avrò usato tipo 3-4 volte nel gioco, però l'ho tenuta dall'inizio, da appena l'ho trovata, non so il perché, forse perché le cinture non le trovavo di meglio. Qui sempre roba che io tenevo addosso. Altra roba unica, proprio senza pudore, roba unica come se non ci fosse un domani. Qui ho messo le luci rosse per dare l'effetto forgia con i 3 elmi possibili che voi potete trovare per quanto riguarda l'armatura da edrica. E in seguito al mio fabbro ho dato l'intera armatura da edrica che avevo, quindi i paraspalle che ho usato durante l'avventura, la corazza e i scrinieri, quelli con 50 punti piuma. Ho dato a lui perché alla fine noi non la dobbiamo più usare. Qui scudi nella mano. A lui invece ho dato l'intera armatura di Stallion perché mi piaceva, però non sapevo a chi cazzo darla e quindi l'ho data a lui. E qui possiamo trovare un sacco di altri oggetti uni, tra cui la difesa di Akavirsi in generale. Purtroppo ha avuto una leggera dipartita dal suo ruolo. Questo è un altro angolino, tra l'altro qui abbiamo l'intera danza di fuoco dal settimo al primo capitolo. Qui dietro, sempre tavola rigorosamente imbandita, con a capo la lancia del cacciatore, l'ultimo premio che potete trovare nella missione di Bloodmoon. Qui pieno di roba Dwemer, tutti gli artefatti di Staldrim, tutte le armi possibili di Staldrim. In realtà ci manca una sola arma, unica, ma proprio unica, che sarebbe quella che trovate al museo, che sarebbe il martello di Stendhal, però tipo pesa 500 e dovrei andare lì nudo apposta a prendere il martello per portarlo qui. No, non mi va minimamente, sinceramente ragazzi. Anche perché è enorme, non saprei dove metterlo. Tra l'altro questa lanterna è unica all'occhio dell'osservatore, lo potete trovare sempre a Bloodmoon. Ora entriamo nell'Indaris Manor, senza perdere altro tempo, e partiamo direttamente da destra, come questa è la mia sala, magazzino e tesoreria. Vedete, qui ci ho messo tutte le armature che voi potete ottenere facendo le missioni
legione imperiale. Questa è un'armatura d'oro, quella femminile. Questo scrigno è una cosa tamarrissima, ma l'ho voluto fare riempiendolo tutto di gemme e dentro è pieno di monete 2 emer, che stanno 50 l'uno, ma fate 50 per 783 emer, parliamo del guadagno che ci fate. Lampada a forma di insetto, che è una lampada che non ho mai capito, non ha valore, non ha peso e ce ne sono pochissime nel gioco e sono tipo le lampade più belle che potete trovare. Qui tre bei vassoi pieni di rubini, smeraldi, diamanti. Diamanti sembrano pochi, ma in realtà sono veramente, saranno più di un centinaio. E paradossalmente, i minerali preziosi che sono riuscito a trovare di meno sono le perle. Non lo so il perché. Le perle, boh, sono rare, anche se sono quelle che costano di meno. La Goldbrand, minimamente. E qui abbiamo due pozioni di eroismo e sangue dei maestri Quarra. Gli elmi di ebano me li sono tenuti tutti, quelli che ho trovato in giro per la mappa, perché sono estremamente rari. Ora, loro due cosa ci fanno qui? Di tutto lui doveva stare un po' indietro, però con il tempo i personaggi hanno il vizietto di migrare in avanti, non lo so il perché. A cui ho dato le armature dell'orso bianco e del lupo bianco, e direi che devono stare vicino alle sedie, quindi facciamo una guardia. Qui sul tavolino troviamo progetti della nave, uova d'oro, smeraldi, no smeraldi, che cazzo dico, lampade d'insetto, il collare di Elset, niente che poco di meno, la mazza di Molag Bal, e qui abbiamo tanti elmi caratteristici della cultura Dwemer, sì Dwemer, Dunmer, scusate, e alcuni in versione unica. Qui tra l'altro abbiamo la lanterna del pellegrino, altra lanterna unica. Il Banhammer in inglese, in italiano ha perso molto della sua magia con la traduzione, purtroppo. Questa invece è la sala tipo tavernetta, bar, che ho sempre imbandito, non sapete quanto tempo ci ho messo per trovare tutti i piatti, tutte le cose, che tra l'altro specifico, non è Flynn, è antico Brandy Dagot. Qui, Brandy dannata, non è schifo, specifichiamo. Lì tutto perfettamente situato in ordine, in fila, un bordellaccio. E questo ho fatto un piccolo altare in onore di Clavicus Vile, perché non lo so. Dove sotto abbiamo la coppa amara, e candeliere, soldi e il cuore di Uddifrikt, che vabbè, per chi ha giocato Bloodmoon sa di cosa sto parlando. Qui non chiedetemi il perché ho preso un vassoio, questa è stata tipo la prima decorazione che ho fatto. Voi in casa cosa fate come prima decorazione? Prendete un vassoio e lo riempite di cuori di Dedra. Non lo fareste? Mi spiace, io l'ho fatto, che è stata la prima decorazione che ho fatto in casa, con tanto di lama di Meruns. Qui, prima di entrare in camera mia, entriamo nella camera salotto, cioè la camera dei commensali, cittadini, quel cazzo che volete, insomma. Noi troviamo l'angolo della magia col nostro elmetto che ci ha servito per tanto tempo fedelmente, con tanti libri, tante robe uniche, tante. Qui principalmente ho concentrato questo tavolo nel mettere tutte le cose relative ai vampiri di Cenere o comunque da Gottur. Infatti questi sono tutti gli amuleti, le chiavi, cioè le chiavi, gli anelli, le cinture che potete trovare tramite da Gottur, appunto, le missioni principali. Qui i letti, come vi dicevo, con le teste di orso e le lance, altre tavole imbandite. Qui un piccolo stivali di 10 passi, questi qui sono stivali tra l'altro molto utili, se avevano la classe armatura leggermente più alta sarebbero stati perfetti, però a me non me ne frega più di tanto, perché tanto sono argoniano e ho i piedi storti. Qui, tra l'altro, un botto di robe uniche. Questi sono posizionati a cazzo di cane, ma vi giuro è l'unica cosa che non avevo testa di mettere a posto. E sono tutte le 36 lezioni di Vivek, tutte dalla prima all'ultima. Anche perché 36 libri, voglio vederveli voi e metterveli a posto. Qui la nostra corazza di ossa di drago, tanta roba. Questa è principalmente tutta roba proveniente o comunque simile agli Ashlander, quindi scudo di chitina, armature, pugnali per robe simili, di stivali rigorosamente unici. Io ho messo due vassoi di materiale che non mi ricordo mai come si chiama, unico, e qui sempre brandy dannata e zona di vetro, tra l'altro questo pensate che è uno smeraldo, no, è la lacrima di pino, rigorosamente rubata. E ultimo e non meno importante, la mia camera. La camera, diciamo, del Nerevarin. E questa è tipo la cosa che mi è uscito meglio, secondo me, in tutta la zona.
ed è praticamente, questo era un letto semplice dove io ci ho aggiunto il terzo cuscino, il canet d'oro, simbolo del Nerevarin, cioè non del Nerevarin ma del personaggio, e il fiore coda per Anassi. E qui ci ho posizionato tutte, ma tutti, tutte le teste, o più che altro meglio gli elmi, degli ordinatori e anche delle mani di Alamexia, i suoi guerrieri d'élite. Mi sono posizionati in maniera particolare, così creano sempre un effetto a scalare, come vedete con le creste, o anche così, come vedete. E vi giuro è stato un parto posizionarlo. Qui abbiamo tutte le pozioni che avevo di mana e salute, 62 di salute, quanto cazzo le avrei mai usate. Scarpette di Realm che non posso usare. E qui tutto quello che riguarda l'Orator. E tra l'altro luna e stelle. Qui una grande libreria. Un tanto di un calice della casa da Dagoth, così a caso è pieno di scartoffie. Qui abbiamo le robe della Morang Tong e Maestro Redonald di tutti, mandato di esecuzione onorevole, mio Dio. Qui abbiamo tutte le spade della mano delle mani di Alamexia e tanto anche, e ci abbiamo al centro anche il lampo di speranza. Qui altri oggetti unici, qui tutti anelli, amuleti unici, ma proprio tutti. Qui gli oggetti principali della campagna, il Wrightguard, il König e il Sander, con anche i libri e il libro del sacro idioma. Ricordiamo ragazzi di ringraziare questi ragazzi che vedete qui scritti, perché hanno fatto un'opera veramente mastodontica. In quel recipiente ci trovate la famiglia Dagoth tutta, al completo. Ogni singolo Dagoth che era possibile prendere l'ho ingabbiato e messo lì. E infine, signori, la lama bipolare, che è fighissima, sembra venuta direttamente dal regno di Shogorath. Mi metto questo, mi tolgo questi pantaloni costosi che tra l'altro sono rari, e mettendomi più comodo in abiti regali posso annunciare ufficialmente la fine della campagna di Morrowind. E come sempre non posso non lasciarvi sperando che reiniziamo un'altra campagna, non ho idea, sicuramente ora voglio prendermi un attimo una piccola pausa. Ah, specifico, loro due li ho portati con comando umanoide. Piccola pausa, perché comunque Morrowind si è dilungato in una maniera paurosa, ma veramente paurosa. Immaginiamo una roba di 100 episodi, ci spicciamo, siamo arrivati quasi a 180 episodi, ragazzi. E come ogni piccolo argoniano, fatta vedere tutta la casa, che queste case farebbero invidia anche a Earthfire, voi che i Skyrim impazzivate per Earthfire, voglio vedere se voi riuscite a fare una casa simile. Fatto ciò, signori, mi sembra giusto e duopo esprimere il mio piccolo sentimento, e cioè quello di aspettare la notte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Dov'è la luna? Che l'ho persa. Mi sono perso la luna, fermi tutti. Eccola lì. Fatto ciò, ci equipaggiamo le nostre lame del paradiso, che ci permettono l'evitazione. Noi in tutto questo non abbiamo mai imparato la levitazione. E lievitiamo verso la luna. No, credo che sia il sogno di ogni piccolo argoniano arrivare sulla luna. Non chiedetemi perché. Thank you.